DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. La canzone mica, più, il gruppo che interpreta Grace Kelly, la canzone più bella da quando è stata inventata la lira, credo nel 2000 avanti Cristo. Ma attenzione, non la moneta, no, la lira, lo strumento. Lo strumento, dalla storia degli amici, dagli antichi. Quello che suonava, attenzione, Nerone? Potrebbe essere, una di Diego Mario romani. De Santis, che romani, è coetaneo. I romani può essere che la leggenda vuole che Nerone suonasse la lira mentre Roma bruciava. I romani erano lì sul triclivio con l'uva così, la lira, e canticchiavano mica, sì, Grace Kelly. E se uno ti chiedeva di cantare qualcosa, tu rispondevi non c'ho una lira. Da lì nasce il famoso modo di dire, che poi hanno riciclato per la moneta. Esatto. Bla 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 bla. Non parliamo di carnevale, no. Perché è una festa, appunto, ormai poverina, un po' in disarmo. In declino. Ti aiuto, sì. In declino. Sì, 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 sì. Potremmo parlarne soltanto se avessimo la certezza di avere in questo momento un pubblico composto da bambini di 5 anni. Allora potrebbe essere interessante, ma tra noi adulti, ormai così impegnati col nostro palmare a essere sempre in contatto con le attività professionali, parliamo di cose un po' più serie. Anche se comunque il carnevale ci insegue, perché per esempio in questi giorni a Milano, dove non c'è non ci sono molte feste, si vede comunque un sacco di persone travestite come se fosse carnevale. Ma no, Linus! Perché a Milano ci sono le sfilate di moda. Ma mi confondo. E molto spesso, secondo me, questi travestimenti sono un po' carnevaleschi. Certo, certo. No, sarà forse, come dicevi tu a microfoni spenti, che anche i giornali chiaramente devono pescare proprio la cosa più clamorosa. Non è che possono mettere un semplice abito bello. Sì. Devono mettere sui giornali le foto dei prodotti più bizzarri. Quindi, no? Non so. Quindi questa mattina sia Repubblica che il Corriere danno ampio risalto al bolero luccicante di raso con maniche e cappuccio in volpe prodotto da Just Cavalli. Insomma, quello col cappuccio di South Park. Per farci capire, c'è una modella che sembra quello di South Park, quello con la testa che gli esce solo la testa. Secondo me lo capiremo fra 20 anni. Sì, siamo un po' troppo. Purtroppo siamo un po' tradizionalisti. Siamo un po' indietro. Anche il tacco alto con lo stiletto al carbonio. Sì. Quello sì. Lì che sembra una bicicletta. Fino a prima ci facevano le biciclette. O la ballerina rossa con la zeppa. La ballerina con la zeppa, già, secondo me, Camilla Raslovic se la mette, cioè a occhio e croce, tra l'altro. Però la saluto. In mezzo a tante cose anche un po' provocatorie, perché appunto poi l'alta moda, o comunque la moda, ha il dovere di essere sempre un passo avanti. È un po' come la Formula 1 delle automobili, capito? Se tu vai a vedere un gran premio, le macchine di Formula 1 non sono le macchine che noi guideremo, però su quelle macchine lì ci sono delle cose che poi dopo noi troveremo sulla nostra Pagani Zonda o sulla nostra utilitaria che abbiamo appena comperato. Davvero? Insomma. È così? Beh, dovrebbe essere così. Alcune cose magari no. Sì, effettivamente io ricordo un'antichità della Formula 1, la minigonna, sì. Poi l'ho ritrovata sulla mia macchina di adesso, la minigonna. Per esempio i motori delle Formula 1 di oggi sono obbligati a durare per 2 Gran Premi. Trovare il modo per far durare così tanto un motore a quei regimi di rotazione serve poi per fare motori che probabilmente dureranno di meno, consumeranno di meno anche nel caso della vita quotidiana. Quindi la moda, le sfilate, ha un po' questo ruolo qua, no? Di provocare, tu poi alla fine butti via tutto, qualcosa ti rimane e di queste sfilate pare rimarrà una cosa, e cioè che anche quando vi vestite bene, giovani donne, non siete più obbligate a mettere i tacchi alti. Oh, evviva! Basta coi tacchi alti, basta. Sempre per la par condicio, Corriere della Sera e Repubblica, così almeno non dite che siamo schierati da una parte. Titolo del Corriere, giù dai tacchi anche di sera. Sì. Titolo di Repubblica, la donna di potere porta i tacchi bassi. Evviva, un altro applauso, standing ovation. Perché per noi, diciamo così, prototipi di una certa bellezza latina. Ma sì, ecco, chiamiamoci col nostro nome, Mediterroni. Per noi Mediterroni poteva essere anche fastidioso a volte essere vicino a una ragazza che normalmente sarebbe anche più piccola di noi. Sì, di un mezzo. E poi di colpo ci sopravanza. Allora, io faccio. Ci sopravanza. Io faccio dei casting e le prendo tutte di mezzo centimetro più piccole di me. Però poi puntualmente si mettono i tacchi. Puntualmente mi si mette il tacco, capito. Come ti comporti quando metti i tacchi? Cosa mi devo comportare? Mi metto la scarpa. Io ho la tecnica infallibile. Cosa fai? Ti stanno malissimo. Ti fanno un polpaccio così. Grazie, vecchia sta storia. Ti fanno una caviglia, guarda. Però non ci casca più. Non la bocca non più. E quindi mi sono preso le scarpe con
quelle lì. Dell'Intrepido? Sì, quelle lì. Guarda, le Hogan. Le Hogan, sono quelle lì. Con le Hogan, se sei 1,70, diventi 1,78. È incredibile, veramente. Beh, almeno è finita questa paura, almeno per un pochino, insomma, dai. Ho visto una cosa di Armani invece l'altro giorno. Sì. Sai che a Milano c'è la mostra che era già esposta in molti musei in giro per il mondo sui 30 anni di Armani. Sì. Lui con la sua supervisione ha radunato i suoi capi più importanti che lui adesso ha donato alla triennale. Quindi grigio, beige. Salvia, un po' bianco e blu, sì, quei colori. Poi c'è quella volta che ha fatto blu e bianco, sì, con un po' di salvia e del beige. Mi ricordo una volta pazzesco, c'era anche del bianco da solo. Io mi ricordo una volta che ha fatto grigio e blu, sì, ma è stata una volta solo, sì, tipo questa maglietta. Poi una volta impazzito, ha provato col marron, ma lì gli sei matto, ma vai, esatto, via, fagliele fare a cavalli queste, esatto, cose. Questa mostra con 30 anni di... Beh, il minimal. Sì, il rigore tipico di Armani. Porta vuota, quel rigore. Esatto. Questa mostra? È a Milano adesso, è alla Triennale. Ho visto un sacco di interviste in televisione con Re Giorgio, Re Giorgio. Che racconta appunto la sua carriera meravigliosa. Mattina. Sempre un bell'uomo. Piccolino. Alla sua età, di Piacenza, abbronzato. Però come era vestito? T-shirt secondo blu. Me, ma lo dico Black. Veramente con tutta la stima per il personaggio, richiedi come era vestito? Male. Ma come era vestito? E vorrei sapere chi ha il coraggio di dirglielo. Ma come era vestito male? Perché aveva una maglia blu, sai che lui ha sempre la maglia blu, girocollo, basta, molto minimal, mm-hmm, chic, insomma. Mm-hmm. Però di quelle super, super, super attillate, elasticizzate, che o tu hai il fisico di un ventenne palestrato, o se anche sei un settantenne in splendida forma, certo, come lui, certo, e ti viene un po' fuori la pancia. Devi essere un tronista di Maria De Filippi. Costantino se ne può mettere. Daniele Interrante. Sì, ma Giorgio Armani. Ma Giorgio Armani no. Però vorrei sapere se qualcuno ha avuto il coraggio di farglielo notare. Non lo so. Bisogna vedere Giorgio Armani invece cosa pensa della musica che metti tu. E se hai il coraggio di fartelo notare. Cambiamo argomento. Per fortuna adesso metti gli Avion Travel. Che secondo me gli piacciono. Sono indiscutibili, anche. Sì, effettivamente. Mi scusi, la donna con chi è? Con chi è la donna? La donna è con me. Faccia passare. È molto di più. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.